Provo vergogna per lei. I used to hate it when I was younger, I used to get made fun of for it a lot. Inventarsi una condizione, creare una narrativa per passare come vittima di bullismo, è veramente un comportamento schifoso. È rimasta quasi cieca da un occhio, cioè guardate come si è ridotta. Allora, innanzitutto mettiamoci la maglia perché... o non metterla. Meglio. Allora, parleremo di una modella, bella bella, però un po' stronza stronza. Cioè, più che stronza, è una di quelle persone che ha detto una bugia e pur di non dire la verità, continua a sprofondare. Avete presente quando i gatti stanno per cadere, ma fino all'ultimo cercano di tenersi con le unghie, ma ormai sono a 2 cm da terra? Ecco, questo è quello che è successo con questa ragazza 6 mesi fa. È un po' cringe perché, sapete, sono quelle cose che quando dici cazzate e poi ti sgamano. È imbarazzante, soprattutto se sei un personaggio pubblico e ogni riferimento è puramente casuale. Oggi parleremo di questa tipa che si chiama Sarah McDaniel, che è questa ragazza qui. Forse qualcuno di voi già conosce questa storia perché è un po' una news di un po' di tempo fa. Però in realtà stranamente non ho trovato nessun video in italiano, quindi io ho deciso di parlarne io perché ogni tanto è carino parlare un po' di queste storie perché è interessante anche dal punto di vista sociale il modo in cui lei si è comportata, il modo in cui il pubblico ha reagito e il modo in cui continua imperterrita a portare avanti questa narrativa imbarazzante. Vi lascio comunque tutti i link in referenza dei video YouTube che sono andato a prendere l'informazione da. Ho preso anche il video di questa Natalia, che è questa modella. Comunque, che cosa ha fatto questa ragazza? Questa ragazza ha dichiarato di avere la eterocromia, questa caratteristica somatica cui individui presentano una caratteristica di differente colorazione in due parti del corpo. Solitamente si intende nello specifico la differente colorazione delle iride, dal greco etero, diverso, e cromia colore. Praticamente questa Sara ha detto di avere questa condizione e infatti potete vedere da questa foto che ha gli occhi di due colori diversi, uno turchese e l'altro marrone. È una condizione estremamente rara e particolarmente affascinante. L'unica persona che so che ce l'ha sono Yuna di Final Fantasy X e mio cugino Ivano che ha un occhio azzurro e un occhio verde. E capirete anche voi che dal momento che questa condizione è così rara è veramente molto interessante per il mondo della moda che cerca sempre di avere delle modelle particolari. E questa secondo me è una delle cose più fastidiose perché molto probabilmente ci saranno delle modelle che magari hanno realmente questa condizione, ma per il fatto che questa modella ha finto di avere questa condizione, ha rubato il posto a una ragazza che magari avrebbe potuto ricoprire quella posizione. E questa è una cosa veramente frustrante perché sarebbe come se al posto di questa modella qui, Winnie Harlow, una modella canadese di Toronto, conosciuta anche per essere una modella con la vitiligine, questa condizione cronica della pelle che porta ad avere delle pigmentazioni diverse. Immaginatevi se un'altra modella avesse preso il suo posto fingendo però questa condizione, cioè sarebbe stato veramente grave e ingiusto perché comunque questa ragazza ha detto che ha subito del bullismo, questa modella qui, quindi capite quanto deve essere stata una bella storia, una bella rivincita il fatto che lei abbia potuto scoprire la bellezza perché è una modella favolosa, secondo me è bellissima. C'è anche una mia amica modella che vabbè è diventata amica dopo che ho iniziato a seguirla, che anche lei ha una condizione, non ricordo esattamente che condizione ha, ma ha questo volto estremamente particolare. Immaginatevi se una modella, magari con delle protesi, fingesse di avere questa condizione e rubasse il ruolo a questa modella, perché capite, è difficile avere un volto particolare nel mondo della moda e appunto che questa tipa è arrivata persino a fingere di avere una condizione. Quindi capite che se voi avete una condizione e non potete usarla perché qualcuno l'ha fatto prima di voi fingendosi, è una cosa ingiusta, cioè capite il discorso? Non so se è difficile da spiegare, però io avendo lavorato comunque nel mondo della moda per 8 anni posso dirvi che è così. Quindi quello che ha fatto questa Sara non è bella sta cosa. E se qualcuno si chiede come faccio a sapere che stia mentendo, secondo me è ovvio dalle foto, cioè come potete vedere i suoi occhi cambiano da un colore all'altro. Cioè, guardate, è palese che c'ha la lente. Tra l'altro, pure il suo padre ha fatto anche vedere una foto su Instagram in cui diceva: "Ecco qua mia figlia con i suoi veri occhi marroni". E come se non bastasse, pure la sorella ha condiviso un botto di foto di Sara facendo vedere che stava mentendo. Tra l'altro, c'è anche una foto del suo occhio, l'occhio di Sara, e come potete vedere è marrone.
Secondo me però la cosa più irritante, sì, c'è anche una cosa più irritante, è il fatto che questa tipa sia andata addirittura in TV a dire che ha subito del bullismo per questa condizione. I used to hate it when I was younger, I used to get made fun of for it a lot. Being in the modeling world and kind of going through life in this industry, I've realized it's what sets me apart. Cioè, è arrivata addirittura a dire che era stata bullizzata da piccola per una condizione che si è inventata di avere. Cioè, capite quanto è frustrante la cosa? Capisco che sono le 3 di notte, quindi magari è ancora più frustrante perché potrei andare a dormire e invece sto qui a parlarvi di sta cosa, ma tralasciando. Cioè, guardate che cringe quando lo dice, cioè io provo vergogna per lei. You were like a little girl. Did you like it or did you think I want to be like everybody else? I didn't like it at all, no. I still, at times it's very annoying because I get asked a lot, like, is it fake? And everyone's always like, that's the only thing everyone, and everyone's always like, that's the only thing everyone. That you had. The only thing everyone That's what I just notices asked about you. I it. just asked you Yeah. if it was fake. Yeah, exactly. Io avevo sempre un po' di sto senso quasi di pena quando vedo le persone che stanno palesemente mentendo su una cosa, però continuano a dirlo. Vedete anche quando lui è andato a guardarla stretta negli occhi, secondo me il presentatore si è accorto che quella era palesemente una lente, ma ha fatto finta di niente. È un po' come la foto di Asahara di Home Shinrikyo che era stata pubblicata sulla rivista di Playboy, anche se l'editor aveva una grande perplessità sulla veridicità di questa foto, ma ha deciso di pubblicarla lo stesso, questa foto dove questo capo di questa setta finge di stare lievitando, l'ha voluto pubblicare lo stesso, probabilmente perché capiva lo scoop. Quindi, secondo me, sapevano tutti che stava mentendo, ma hanno fatto finta di niente per poter andare avanti col programma e fare audience. Cioè, capite che è una cosa malata questa, secondo me. Vabbè, magari non se ne è accorto semplicemente, però ho una speculazione legittima. Capite, ragazzi, che inventarsi una condizione, creare una narrativa per passare come vittima di bullismo è veramente un comportamento schifoso. Tra l'altro poi c'è anche un po' una specie di aneddoto che lei era stata presa da un'agenzia di moda molto famosa di Los Angeles, poi le hanno fatto delle foto in alta qualità, hanno scoperto che aveva mentito sulla sua condizione e allora l'hanno licenziata. Non so se questa è una speculazione, però l'ha detto Natalia, quindi boh, fidiamoci, non so. E praticamente sembrerebbe che dopo che ha fatto questa intervista è andata in India a fare questo per cambiare il colore degli occhi permanentemente, il che spiegherebbe perché il suo colore di occhi è cambiato così tanto nell'ultimo periodo. E adesso è tornata in America per ispirare le altre persone con la sua condizione. Non so a quale condizione si riferisce, se al fatto che finge di avere questa condizione chiamata eterocromia o al fatto che è una bugiarda patologica. Vabbè, una delle due. In ogni caso, uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo video è perché vi vorrei parlare di questa azienda che hanno davvero un comportamento criminale. Perché praticamente che cosa è successo? Che una volta che questo scandalo è emerso, molte persone sono andate a ricercare come fare il cambio di colore degli occhi permanente. Perché dovete sapere che esiste questa operazione estremamente pericolosa per poter cambiare il colore degli occhi. Nella maggior parte dei paesi è illegale, però in alcuni paesi come il Messico e in India questa operazione è possibile. Praticamente ti tagliano un pezzo di iride, ti mettono dentro questa protesi in silicone e dentro l'occhio ti mettono questa lente finta. Che oddio, il risultato è 1000 volte meglio, anche se comunque si può ancora vedere che è una lente, però è veramente rischioso, soprattutto non tanto l'operazione in sé per sé che già può renderti cieco, ma il susseguirsi, cioè nel giro degli anni puoi veramente rischiare grosso con questa operazione. Ci sono tantissimi pazienti che stanno cercando di diffondere informazioni su quello che è realmente successo. Ascoltate voi stessi quello che hanno da dire rispetto a quello che viene promosso sui loro canali social, perché la pubblicità che fanno di questa azienda è scandalosa. Tra l'altro, una cosa incredibile è che una delle speak person di questa azienda, di Bright Ocular, poi ha dovuto togliersi le lenti, è rimasta quasi cieca da un occhio, cioè guardate come si è ridotta. Diceva che si era trovata benissimo, quando poi invece ha visto tutte queste complicazioni e adesso dice assolutamente di non sottoporsi mai a questa operazione perché vi rovinerà la vita, è quello che le hanno detto i loro dottori e quello che lei ha potuto sperimentare sopra la propria pelle, quindi capite quanto è grave e pericolosa questa cosa. È davvero brutale perché guardando queste testimonianze si può davvero capire cosa questi pazienti vanno incontro, soprattutto se confrontati con il modo in cui questa azienda si pubblicizza online. Since then, I've been thinking of having my eyes change permanently, my eye color change permanently. It's just something that I've always wanted. And I want to look like my parents. They have gorgeous eyes, and I think it's gonna look amazing on me, and I'm just
really excited. The risk for this particular procedure is entirely unacceptable. It was awesome. I actually didn't feel anything. It was, I was very calm. Staff was amazing, talking to me all the time. The doctor was amazing and very supportive. It was awesome. It was a great experience. I should have seen a doctor, and I didn't. And I thought the vision would come back, and I am now blind in the right eye. If I could go back to 2009 and tell myself and tell the world, I would say, do not do this surgery whatsoever. You will be blind 100%. So when he said those words, you will go blind, and if you don't get these taken out, like this is an emergency, or you will go blind. Yeah, I knew it was truly an emergency. I do encourage everyone to do it if they really want to do it. It was a great experience, and thank you very much, Bright Ocular. Ho visto nei commenti, anche sotto il video di Natalia, che c'è chi dice ma hanno scelto loro di farglielo, non gliel'ha obbligato nessuno e quindi per questo non devono essere considerate delle vittime, hanno scelto loro, non si sono informati abbastanza. E secondo me no, perché il modo in cui si pubblicizzano sul web, utilizzando anche tutti questi testimonial eccetera, sono tutte pubblicità farlocche, costruite a tappeto per ingannare le persone, dicendo che si tratta di una semplice operazione di routine che fanno sempre senza controindicazioni particolari. Io sono praticamente sicuro che le persone che si sono sottoposte a questa operazione nella maggior parte dei casi non erano a conoscenza dei rischi. Se qualcuno si è sottoposto a questa operazione e vedrà questo video, io consiglio caldamente di rimuovere queste protesi finché sono in tempo, prima che succeda qualcosa di grave, e se qualcuno sta pensando di sottoporsi a questa operazione, assolutamente non fatelo perché ve ne pentirete. Secondo me questa azienda non si cura delle persone, l'unica cosa che vuole fare è spillare soldi alla gente ingannandole e mettendo la vita dei pazienti in pericolo. Ragazzi, condividete questo video, fatelo arrivare a persone che magari vogliono sottoporsi a questa operazione per il cambiamento del colore degli occhi, perché devono sapere quello che realmente succede, perché è disgustoso, pericoloso e gravissimo. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, vi prego commentate, ditemi che cosa ne pensate di questa storia. Dalla prossima settimana ricomincerò a fare dei video anche sui crimini, visto che mi sembra che vi sia piaciuto, quindi vi ringrazio sempre per tutto il vostro support, continuate ad iscrivervi perché mi fa molto molto piacere, andatevi ad ascoltare la mia musica su Spotify e noi ci vediamo al prossimo video, quindi ciao. Ah, a proposito, state attenti.